Direttore, la formula è quella degli altri anni per il concertone oppure cambia qualcosa? No, beh, c'è un cambia. Abbiamo aggiunto una parte rap che sarà, diciamo, aprirà questo nostro concerto di quest'anno. Si chiama Radio Italia Rap e abbiamo scelto questa occasione per lanciare poi ufficialmente la nostra televisione, che è già attiva da qualche mese, che si chiama Radio Italia Rap TV e si occupa solo della musica rap italiana. A seguire il concerto. La differenza è che quest'anno abbiamo veramente tanti artisti e quindi tanta musica e quindi anche tanto impegno. Due artisti a Milano, quest'anno un appuntamento unico. Non è per quello, noi quest'anno avremmo fatto comunque un appuntamento unico, perché l'anno scorso era un anno speciale, era per i nostri 35 anni, abbiamo pensato di poter fare questa doppia data a Milano e Palermo, che rappresentano un po', diciamo, i due poli italiani. Quest'anno sarebbe stata comunque una data singola. Quello che è successo è che si sono attivati alcuni meccanismi per i quali abbiamo più artisti degli altri anni e quindi sarà più musica e più divertimento. Anche qualche ospite straniero? Sì, come ogni anno abbiamo Radio Italia Award e quindi ci sarà il nostro ospite straniero. Una sorpresa? Diciamo dopo. Dal palco cosa si aspetta da Luca e Paolo? No, beh, ma loro ormai fanno parte della famiglia, noi ci frequentiamo da anni, mi aspetto quello che loro fanno normalmente, quindi saranno sicuramente il filo conduttore di tutto lo show.